Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio su uno dei giochi che aspettavo di più del 2013 insieme a Metro Last Light. È Biohazard o metodo europeo chiamato comunemente in tutto il mondo Resident Evil Revelation. Resident Evil Revelation è un capitolo apparso su 3DS ed è stato poi trasportato anche su console e su PC. Devo dire che su 3DS l'ho amato veramente tanto e mi è piaciuto più di qualsiasi altro gioco che abbia giocato su 3DS. Comunque, iniziamo subito ragazzi. Campagna, nuova partita. Sì, va bene, chi se ne frega. Ok, mettiamo pure normale. Ok, comunque ragazzi, io l'ho già giocato tutto su 3DS. So solo che dovrebbe essere identico a quello del 3DS, identico in tutti i punti sotto tutti i punti di vista, tranne che ovviamente non c'è il 3D. Ok, ehi Jill, incredibile, la Queen Zenobia è un miracolo che stia ancora calma. Fai il giro! Troviamo un punto per salire! Jessica sono scomparsi dal radar da 94 minuti. L'interpolazione delle ultime coordinate li colloca proprio su questa nave. Ok ragazzi, come vedete già dall'inquadratura, per chi non avesse ancora giocato a Revelation su 3DS, il gioco riprende, diciamo, i movimenti classici, cioè il palo nel culo, le varie cose. Comunque, devo dire che la sensibilità è veramente altina, secondo solo perché veramente è una cosa incontrollabile. Comandi, vediamo. No. Impostazioni di gioco, tastiere mouse. Mouse, ok. Sensibilità dove sta? Oh. Passiamo a 3, proviamo. Ok. Oh, molto meglio ora. Forse posso farlo saltare. No, guarda. Ok. Wow. Devo dire che è stato comunque, è abbandonata da un bel pezzo. Sembra un porting fatto molto bene confronto al gioco del 3DS, che forse è uno dei più qualitativi, cioè qualitativamente Resident Evil Revelation su 3DS sfrutta al massimo la console. Ehi, ciao. Ovviamente gli zombie non sono quelli originali, cioè zombie normali, sono più che altro delle... come si chiamano? Oddio. Sono delle forme biologiche un po' diverse da quelle... Dalle condutture normali. Esce sangue. Wow, bello che sei. Ok, andiamo. Devo dire che spacchi proprio poco i coglioni, eh. Ma vediamo se qua... No, non c'è niente. Oddio. Andiamo qua. Erba verde.
Sempre utile. Controlliamo sempre in giro, ragazzi. Ratti di merda. Una cosa che non mi ricordo e che dovrei... Ah, ok, va bene, ecco qua. Tasto sinistro... Sì, si usa il coltello, tasto destro e tasto sinistro si usa l'arma. Ok, andiamo. Ullala. È completamente sfigurato. Sì, guarda, non lo vedo, che schifo. Guardiamo in giro se c'è qualcosa. Jill, guarda un po' qui. Ok. Parker, dammi una mano qui. Certo, volentieri. Soliti discorsi alla Resident Evil. Sembrano tutti dei rincoglioniti. Ok ragazzi, per chi non sapesse cosa fosse quest'arma, è una specie di scansore biologico. Non l'ho neanche capito io su 3DS. Comunque diciamo che scansiona le cose e trova gli oggetti nascosti. Di sicuro può essere una cosa che potrebbe rompere bene i coglioni su console o comunque su PC, perché è stata un'idea creata proprio per il 3DS. Speriamo che sia stata riprodotta bene. Allora non è Chris. No. Mostro all'arrivo. Girati Jill. Girati Jill. Girati Jill. Ma che bello che sei. Ok. Ah! Liberami coglione. Cristo, ricordavo che erano molto forti, però veramente fino a sto punto. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo spiega l'equipaggio scomparso. Non bravo. Mi piace per niente. Dove sei, Chris? È morto, Jill. È morto. Ok ragazzi. Episodio 1, nelle profondità. Ecco ragazzi, ecco una cosa da dire per chi non avesse ovviamente giocato a Revelation: è basato ad episodi, diciamo. Segue la storia di più personaggi, ovviamente la principale è quella di Jill che cerca Chris, e giocheremo facendo dei salti nel tempo, diciamo passato, così passato e presente con Chris e varie cagate. Ok, salvataggio. Ok, TG e vai. Oddio. Su questo ridente angolo del Mediterraneo sorgeva una delle strutture più grandi del pianeta. Wow. Servirono 11 lunghi anni per costruire la prima aquapolis del mondo. Wow. La città galleggiante di Terra Grigia. Terra Grigia. Una metropoli sostenibile alimentata da un'enorme matrice a energia solare e dotata delle più avanzate tecnologie ecologiche. Prima di allora non era mai stata utilizzata l'energia solare per alimentare un'intera città. Ma nel 2004, Veltro, un gruppo contrario allo sviluppo della città, la colpì con un attacco bioterroristico. Come solito rompere i coglioni. E numerose creature, vere e proprie armi biologiche. Belle, ma guardate quante sono belle, ragazzi. La città isolata, diffondendo le infezioni tra gli abitanti. Alla FBC, la massima organizzazione antibioterrorismo del mondo, operante sotto l'egida degli Stati Uniti, venne affidato il compito di contenere l'attacco. La BSAA, una ONG del tutto indipendente, impegnata nella difficilissima lotta al bioterrorismo, affiancò la FBC come osservatrice. Vista l'esigenza di un intervento deciso e immediato, il quartier generale locale diede ordine di rivolgere la matrice a energia solare contro la città.
Eh beh, giusto. Il caos e la distruzione che seguirono passarono alla storia come il panico di Terra Grigia. Dopo l'incidente, la FBC annunciò di aver smantellato con successo il gruppo terroristico chiamato Veltro. Ma non fu così. Siamo ormai nel 2005. È passato quasi un anno dal panico. Ma, come potete vedere, la città perduta di Terra Grigia è ancora inaccessibile. Simbolo potente e silenzioso della minaccia del bioterrorismo per tutti i popoli del mondo. Beh, però, bella città, devo dire. Ok. Ah, eccovi qui voi due. O'Brien, lei non è il tipo che scende in campo. Beh, il dottore mi ha detto di fare esercizio. Beh. Immagino sappiate entrambi che la FBC ha isolato l'intera zona. Ma nelle ultime settimane diverse carcasse misteriose si sono arenate sulla spiaggia. Suppongo che la FBC non abbia potuto coprire un tale casino. Chiunque sappia quello che è successo qui farà 2 più 2. Ed è per questo che ho deciso di mandare a indagare la BSAA. Giustamente. Avete recuperato le nuove attrezzature da quinta? Alla Genesis o roba così? Ho detto bene? Non ti sei sprecato a leggere il manuale, vero? Beh, no. Ovvio. Ma l'ho portato con me. Metti che... Sbrigati a leggerlo. Ti servirà nel corso della missione. Sì, sì, lo farò. Mai. Ok. Ok, vabbè, sì, manuale. Ok. Che roba. Sono completamente marci. Ok, con C ragazzi apriremo il Genesis. Perché il Genesis possa fare un'analisi accurata. Lì. Esaminate le carcasse sulla spiaggia e mandatemi i dati. Sì, ho capito, non romper le balle. E forse lo farò. Ok. Guarda qui. Eccone lì un'altra. Ricevo un segnale. Metallo trovato. Wow, metallo? Stai attento. Non temere, non è la prima volta. Che bello schifo. Ho trovato qualcosa. Che cosa? Un virus? Se è una mutazione artificiale, dimostrerebbe un legame. Farò eseguire qualche test. Voi continuate con l'indagine. Che schifo. Ok. Ok. Allora, ragazzi, le altre munizioni. Andiamo avanti. Ah, lì c'è un'altra carcassa. Ok. Un'altra carcassa. Ok. Ehi. Bastarda. Sì. Cristo, muori! Oddio, devo ricaricare! Oh! Idiota! Ok, morto. Schifo. Dopo Recon City, per te deve essere una passeggiata. Suppongo di sì. Allora perché hai lasciato la FBC? Volevo fare perché ha un cagassotto. Volevo combattere. Quindi viene la BSAA a rompere i coglioni. Procedete con estrema cautela. Sì, va bene. Questo... la madonna. Che puzza. Sarà esploso per la pressione dei gas. Cristo, che casino.
Qua c'è un altro. Vediamo se qua in giro ce n'è ancora uno. Ah, eccolo lì sotto. Altri? No, non sembra, non sembra essercene altri. Quello l'abbiamo già scansionato. Ah, qua c'è qualcosa. Ecco, come vi avevo detto, ci serve anche a trovare oggetti nascosti. Questo Genesis, o come si chiama. Oi. Vediamo se... ah, eccolo qua. Ecco fatto. Ok. Ho raccolto abbastanza campioni. Torniamo indietro. Sì, ovvio. Tranquillo, O'Brien. Ok. Oddio! Boh! Madonna, no, non crepa! No, cazzo! Finito il caricatore! Ok, morto. Ah, andiamo. Un po' di quiete, finalmente. Ordinaria amministrazione per voi due, eh? Ok, basta chiacchiere. Fatemi avere i dati sui campioni. Tieni, O'Brien, così non ci rompi le balle. Bel lavoro. Non c'è alcun dubbio. I cadaveri mostrano tracce di infezione virale. E scommetto che non è un caso che abbiano superato il blocco della FBC. Beh, abbiamo fatto il possibile. Ora aspettiamo che il quartiere generale ci mandi i risultati. Ovvio. Mm? È la linea di già? Ah no. Sì, sono io. Mm-hmm. Cosa? Sì, va bene. Procedo subito. Dovremo accelerare le cose. A partire da ora. Mm-hmm. Bene, allora provvedo. Ok. Jill, Parker. Il caso è ancora vostro. Che è successo? Abbiamo perso i contatti con Chris e... ecco, come vedete, fanno dei cioè dei salti temporali fra passato e presente. Ho inviato le ultime coordinate conosciute sui terminali. Il segnale si è perso sull'oceano. Pensavo dessero la caccia alla Veltro sulle montagne, ma data la loro posizione, devono essere... su una nave. No, guarda. Io torno al cugino. Trovateli e portateli in salvo. Voi sarete i miei occhi là fuori. Sì, signore. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, per questo episodio su Resident Evil Revelation è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo gameplay. Ciao a tutti, ragazzi.